È Coman che non ha mai smesso di vincere il campionato nazionale per la squadra per cui giocava. Fin dal primo anno, da Mario, professionista. Senti una cosa, ma hai visto i miei vestiti? Oh, che c'è? Ma perché? Che cosa? No, mi fai male. Oh, ti ho fatto una domanda. Aia. Sei impazzito. Non mi fai neanche formulare. Si presenta col c***o di fuori, si presenta. Nudo, come sua mamma l'ha fatto, porco. Ma vi rendete conto? Ti ho chiesto solo se hai visto i miei vestiti. Ma sei nudo, sei nudo! Hai visto i miei vestiti, saranno in camera tua, rincoglionito! E bastava dirlo subito! Sei pazzo tu! Guarda, le ho comprate adesso ste scarpe, se me le sono rovinate lanciandotele adesso ti spacco la faccia! No, spacco la faccia! Lasciami! Bastava dirlo, sono in camera tua! Ma ti sembriasti normali? Ma ti sembriasti... Questo non è siciliano. Questo non è siciliano. Ti spacco, eh? Guarda là, che schifo. Incredibile. Boh, lo dico io. Clippate questa ingiustizia, ma stai zitto. Boh, uno cerca i vestiti e viene trattato così. Manco le mutande sa dove sono, vero? Non abbiamo visto i suoi vestiti, ma abbiamo visto i suoi testicoli. E Siculo Doc, Daniele, si sente, non è Siculo Doc. Ah, mi fai le faccette, mi fai? Eh? Mi fai le faccette? No. Mi stavi facendo le faccette, mi sono girato, mi stavi facendo la faccetta. No. No? No, era la mia faccia. La tua faccia era tipo... Hai questa faccia tu quando cammini per casa? Se non ti piace la mia faccia, non è che ci posso fare. No, no, mi stai rompendo i coglioni, che è diverso. Mi stai rompendo i coglioni, che mi prendi in giro. Non ti prendo in giro. No, mi stai prendendo in giro, perché se mi giro e mi fai così. Come direbbe Claudio, dire... ti rispondo solo con la stessa moneta. Claudio Moneta, il doppiatore. Bravo, bella questa. Non mi viene voglia di alzarmi e cacciarti. Bella. Mi basta solo fare un gioco di parole azzeccato. Non ti basta comportarti degnamente all'altezza dello spettacolo, cosa che tu ovviamente Mario sei sono di Messina. Farlo, guardo però i video di Marco e mi sento in colpa. Che devo fare? Laghetto mi dice: Mario, sono di Messina, guardo i video di Marco e mi sento in colpa. Che devo fare? Ma Marco è il primo che ama Messina e che l'amore non è ricambiato, non lo è mai stato e quindi... Però ragazzi, guardatevi il video Scusa Messina. Vi pare che finge quando gli dice Scusa Messina poi soltanto perché fa vedere che fa il tatuaggio senza Messina? Con Messina è amore e odio. Cioè, tutto quell'odio... L'odio è il contrario dell'amore? Per me no, per me il contrario di amore è indifferenza. Quando c'è odio vuol dire che c'è un mancato fenomeno d'amore. Marco, secondo te odia soltanto Messina? O non ti sembra un po' messinese, Marco? Secondo me è veramente molto messinese. Però misto all'americano, per le influenze che ha avuto. E quindi è pure un genio, oltre che messinese. Rispondi. Rispondi. Non te la puoi prendere pure se sto zitto. Allora dimmi che non hai capito, perché lo sto parlando da solo. Pure col silenzio non puoi vengo malmenato. Senti, non fare la vittima. Non fare la vittima. Ma c'è ancora la f***a di Lucilene come Pokémon? Cosa intendi? Il Pokémon è la f***a di Lucilene. Esiste un Pokémon che è la f***a di Lucilene? Sì, si chiama Ludwig. Ah, Ludwisk. Ludwisk. La puoi trovare. C'è ancora? Sì. Ho visto che hanno messo anche la figlia di Nobile Crescenzo. Cloyster. Non so chi sia Naomi Crescenzo, ma che cosa hai fatto tu stamattina? Perché mi hai parlato di Simone Berlini e adesso mi parli di Noa. Ma no, che bel ragazzo. Sì, sì, pure. ho capito. Che bel ragazzo. Mamma mia. Secondo me dovresti alzare il target d'età dei tuoi contenuti, altrimenti diventi un rincoglionito. Come il target? Il target. Che vuol dire? Tipo Simone Berlini e Naomi Crescenzo mi sembrano molto simili Grembaud. E che c'hai contro Grembaud? Niente, dai, vattene. Perché devi prendere... Non c'ho niente contro Grembaud. Perché non c'ho niente contro Grembaud. Vuoi che gli devo scrivere qualcosa? Non scrivergli niente, per favore. Scrivo a Grembaud che c'hai problemi con lui.
No, 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 è veramente. È due metri quello là. Ti schiaccia. Sì, sì. Si scopa le lui. Lui invece so. Chi ti scopri? Mi scopo il buco che ho fatto alla porta dove gli ho dato il... Ah, flexi pure la tua il potenza, palmo. Ti ho appena detto che scopo il buco di una porta, vuol dire che non sto flexando. Sei troppo potente rispetto a un Grimbald, quindi grande. Questo è quello che vuoi dire, ragazzi. Ma no? Poi la porta sono dell'Ikea. Sono più forte, sono più bravo a intrattenere. E che fai? No, dai. Vieni verso di qua, vieni per questo. Sto controllando un attimo qua. Ok. Io chiamo la polizia, mi è stufato, Mario, non puoi fare sempre così. Ma non mi rompere le palle pure tu, dai! Ma è mai possibile che mi dice mi vesto e arrivo e lo trovo a fare le gags con Mario? Oh! Vai da KC Prime! Poverino. Ti devo aiutare a settare per stasera. Vai da KC Prime. Oh! Allora sono pazzo, parlo da solo, vero? Sono pazzo, sto parlando da solo. Mario, ma quindi al matrimonio di Giampiero piangerai? No. Non penso che piangerò. Però mi vestirò intonato con Jeff e sarò felice per lui. Si sposa Giampiero? Ah? Si sposa Giampiero? No, un ipotetico matrimonio di Giampiero, chiedevano. Con chi? Con la donna che ama. Ma... Hai sentito, no? Non sono pazzo. Parla di nuovo da solo? Vabbè, poverino, ma non è l'ora delle medicine, è l'ora dei Pokémon, è l'ora dei Pokémon, che poi devo andare da te, dai, forza! Che palle sti Pokémon, non possiamo dire che palle sti Pokémon perché se facessimo adesso Minecraft non ci sarebbe KC Prime. Ma chi ha suonato? Avviso, davanti al bisogno e alle contraddizioni di questa società non si può fingere di non sapere. Bisogna reagire. Giusto. Vieni a fare volontariato al circolo operaio. Se vuoi partecipare al volontariato, se hai bisogno, chiamaci. Sti comunisti non pagano mai nessuno, Dio. Ah, te la prendi pure con i volontari ora? No, una... Te la prendi pure con la beneficenza? Era una battuta. È una battuta? Sì. Era una battuta. Vediamo quante risate in chat. No, sono tutti che mi blastano. Perché ti blastano? Perché te la stai prendendo con le persone. Me la sto prendendo, era una battuta. Ah, era una battuta, dai, era una battuta. Scherziamo, no. Dai, viva, no? Viva le opere di volontariato. Ah, adesso viva le opere. Sì, per esempio, consegna delle spese solidali alle famiglie, scuola di italiano per gli stranieri. No, quella sono contro. Vattene via da qui. Perché? Vattene via da qui. Ma non mi fai neanche dire niente! Via da qui e fate aiutare la KC Prime. Io, invece, sono totalmente pro l'insegnamento dell'italiano. Laghetto, grazie per i 100 bits. Chiamate la polizia. Sì, ma non per me. E comunque sì, mi hanno suonato alla porta e poi se ne sono andati. Probabilmente perché hanno sentito la mia energia che non volevo. Ma come sono entrati? Come sono entrati? Come sono entrati? Come sono entrati?
C'hanno la Mahatma Gandhi mobile qua sotto.